Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. Vittoria della Lazio sul Genoa per 3-1 nella 18ª giornata di campionato. Reti di Pedro, Acerbi e Zaccagni per i laziali e di Melegoni per il rossoblù. Non c'è stata partita, diciamocelo. La Lazio ha meritato, si sapeva, squadra più forte. Non è pesata per niente l'assenza di Immobile. Nei primi 20 minuti, devo ammettere, il Genoa mi è piaciuto, ha corso solo un rischio, stava tenendo bene il campo. Ho visto una cosa anche che mai visto in 40 anni che seguo il calcio, il tiki-taka in difesa da parte del Genoa. Passaggi tra Sirigu, Cricito e Vasquez in continuazione. Però fino a quel punto la difesa reggeva, finché Chiglione, che onestamente secondo me non è un giocatore da Serie A e lo vedo anche molto acerbo per la Serie B, sono onesto, ha fatto un retropassaggio indietro al posto di mandarla avanti, l'ha mandata indietro, l'ha presa un giocatore della Lazio che l'ha passata a Pedro davanti a Sidigu, ha fatto gol e là la partita è cambiata. Poi la Lazio ha segnato il 2-0 con Acerbi su calcio d'angolo, 3-0 con Zaccagni con un bellissimo assist di Luis Alberto, e il Genoa ha accorciato le distanze con Melegoni a un minuto dalla fine, ma niente più. Il Genoa ha fatto un tiro in porta. Prossima partita dei rossoblù, un'altra partita impossibile, c'è l'Atalanta di Gasperinis. A meno di un miracolo, sappiamo come finisce, perché sta squadra non sa vincere, non ha gioco. Infatti tutti noi tifosi stiamo aspettando la fine di questa partita con l'Atalanta per cambiare, per vedere il cambio che hanno promesso i nuovi proprietari. Ci sarà rivoluzione totale, molti giocatori andranno via. Su 11 giocatori titolari 6-7 saranno mandati via. Si dice anche che Sirigu sul mercato, Bilaschi sul mercato, Hernani, Sturaro, Ekuban, e le ultime dicono anche di Destro, perché deve rinnovare il contratto, pare che ci sia il Milan. Ma certo, se arriva un attaccante più forte, mi dispiace, ma ciao Mattia. Mi dispiace perché si è sempre impegnato per la maglia rosso-blu. Ha dato tanto, ha dato grinta. Io personalmente spero che rimanga, perché per me è un buon attaccante da Genoa, da sempre tutto sto ragazzo. Spero che rimanga, però certo ne arrivasse uno più forte. Si parla dell'attaccante titolare della nazionale ucraina, si parla anche del terzino sinistro dell'Ucraina, che è molto bravo, si parla di Jonas. Ce ne sono giocatori in giro che si possono prendere. Poi diciamo, questa proprietà c'ha i soldi, vuole investire. Hanno ordinato e comprato 30 Boeing 747, hanno speso 4 miliardi, soldi ne hanno. E se vogliono rimanere in Serie A devono cambiare totalmente la squadra. Cosa non impossibile restare in A, anche perché siamo a 3 punti dalla quart'ultima, dallo Spezia. Il Venezia ha 6-7 punti, recuperabilissimi, perché basta che in Serie A con i 3 punti basta che ne vinci 2-3 di fila, gli altri non fanno punti, li hai presi, e con una squadra nuova li puoi fare. Certo, nel girone di ritorno abbiamo tutte le i match abbordabili, tra virgolette. Non dico le squadre top, tipo Juve, Roma, Lazio, Milan, Inter, Napoli, quelle non le conto. Se vengono punti con quelle è un più. Ma io dico le altre, Empoli, Salernitana, Sampdoria, Udinese, abbiamo tutti gli scontri diretti a Marassi. Quelle sono tutte partite da vincere. Sono otto partite da vincere, o 7 una pareggiata, però devi fare punti in quelle, e ce la possiamo fare. L'Empoli ha fatto 26 punti con una bella squadra, lo può fare anche il Genoa nel girone di ritorno. Sono solo 3 punti di distacco dallo Spezia, con lo scontro diretto tra un mese,
potete amarassi. Con questo vi saluto. Ciao dal vostro Marco, alla prossima.